Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono disperso qui nel mio orto perché mi si è rotta la frizione di questo trattorino che è sporco, brutto e cattivo, però mi traina un rimorchietto che per me è indispensabile qui in campagna fino a quando non potrò prenderne uno più grande o quando potrò avere il trattore. Quindi lo devo mettere per forza a posto. È solo per addetti ai lavori questo video. Se lo avete già fatto o se pensate di non farlo mai, passate pure oltre, però ci sono un paio di cose che vi volevo dire perché ci sto dietro da una mezz'oretta per cercare di capire come fare. Ora che ho capito, mi permetto di darvi qualche consiglio se posso. Ho dovuto smontare la maniglia per far passare il cavo. La maniglia all'interno, spero che si veda, ha il fermo della testa del cavo. Il cavo in cima c'ha una testa cilindrica, ovviamente, per fare presa, per poi fermarsi all'interno della maniglia. Quindi ho dovuto smontare la maniglia, farlo passare al banco attraverso la molla, che è questa qui, bloccare il tutto, farlo scorrere completamente, bloccarlo ovviamente a battuta su questo pernetto qua. Questo qui che non si può togliere, quindi l'unico modo per passare questo cavo è da qui. Qui vedete la testa, spero che si veda. Ora devo rimontare il tutto, la guaina l'ho tolta e poi l'ho rimessa. Per arrivare alla sede del comando della frizione ho dovuto togliere il portaoggetti, sono quattro bulloni da 17 in questo caso qui. Vediamo la fase di rimontaggio. Mi vedrete un po' dall'alto, poi cercherò di zoomare in fase di montaggio. Il pernetto è un semplice perno con una vite. Prima di mettere la maniglia, passatemi il termine, ecco, dobbiamo infilare ovviamente. Il cavo è da 2,5 metri. A me serviva da 1,5 metri. Ho trovato questo qui, dopo valuterò se tagliarlo o meno. Ok, fatto questo, ora lo infilerò nella guaina ovviamente, ma ho azzerato il registro, questo registro qua, vedete, si può regolare la tensione della maniglia. Io l'ho messo a zero, perché così dopo ho spazio di fare le regolazioni, eventualmente se non ho tirato troppo il filo, con questo posso ovviare al mio problema. O il mio errore, insomma. Ora lo infiliamo dentro la guaina. È importante che il cavo dall'altra parte non sia stato tagliato ancora, se no non passa, eh. Quindi prima, così come me l'hanno venduto, vedete che è saldato alla fine. Prima si fanno tutte le lavorazioni, poi alla fine di tutte le operazioni si può tagliare. Ora ci spostiamo con la videocamera e vi faccio vedere le altre operazioni. Ho infilato il cavo d'acciaio dentro la guaina e ho azzerato il registro. Ho fermato la guaina qui dove c'è la sua sede. Ho fatto passare il filo d'acciaio, così ancora intatto. Non l'ho tagliato perché se lo si taglia poi questo si sfibra tutto ed è difficilissimo poi farlo passare dentro la guaina e dentro il fermafilo. Questo è il fermafilo. Chiavetta da 8, l'ho bloccato qui, non è proprio il suo, dovrebbe andare laterale, non c'era, quindi ho dovuto prendere questo. Qui sono due da 14 da chiudere, adesso vedo un po' se tiene. Ora proviamo la tensione. Dunque, adesso è molto lento, se vedete, guardate, così non facciamo molto. Però se io regolo, guardate la maniglia qui della frizione come si muove da sola. Va in tensione, ecco, mi fermerei qui, ti controregistro, intanto lo blocco così, è più dura ovviamente, però fa una corsa maggiore. Dovrebbe bastare, mi do ancora due giri, poi siamo quasi a fine corsa, ecco qua, adesso lo provo su strada e vediamo come va. Ovviamente il filo in più lo potrei tagliare con una tenaglia qui.
però vi dico la verità, lo avvolgerò semplicemente e lo bloccherò da qualche parte, tanto fastidio non mi dà, qua sotto lo spazio ce l'ho. Vediamo come va. Finisco di chiudere qui. Se volessi tagliarlo qui, mi servirebbe un altro fermafilo per tenerlo poi in posizione per non farlo sfaldare, perché questo è un attimo, qui è stato saldato in punta. Perfetto. Due prezzi. Tra filo a 2,5 metri, fermafilo 3,50 euro. Come vi dicevo, ho preso il filo che c'era, a me serviva 1,5 metri, me l'ha dato da 2 metri, 2,5 metri se non erro, e quindi ho preso quello che c'era. Ora, se funziona, abbiamo risolto il problema, con pochi soldi ovviamente. Prima di rimontare questo, vediamo se gira bene. Vediamo se ho perso la mano o meno per farlo andare in moto con uno, massimo due giri. Questo è un motore VM diesel, 8 cavalli. Al primo colpo. Perfetto, le marce entrano perfettamente, ho provato l'invertitore rapido, se avete visto, ho mosso solo una leva, la prima era già innestata, quindi ho fatto avanti e indietro. Il carretto l'ho fatto 4 anni fa, lo devo rifare completamente, porta poco, porta circa un quintale e mezzo, ma qui è tutto in discesa, quindi dico la verità, per la sicurezza è la cosa migliore, perché se mi dovesse scappare lascio andare il tutto e salvo la pellaccia che è la cosa principale. Bene, è tutto, spero che questo video così veloce vi sia stato utile. I punti solo da fare attenzione sono appunto questo: smontare la maniglia, infilare dentro bene la sede della testa del cavo, se no non va, ci ho perso mezz'ora, azzerare il registro e poi regolarlo dopo con calma, evitare di tagliare la testa del filo, c'è sempre tempo per farlo se lo si vuol fare, mettere bene a battuta questa guaina, perché se la mettete qui non funziona ovviamente. Non riesce a fare presa e poi si rovina il filo. Prendere un fermafilo se non lo avete più. Questo è importantissimo, senza questo non riuscite a fare niente. Video da piccolo riparatore di campagna. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.